Lo sport è di tutti. Da questa certezza è partita la giornata di sport inclusivo, andata in scena al centro sportivo Mauro Iavarone di Piedimonte San Germano. L'iniziativa si inserisce in un progetto di più ampio respiro che avvicina Piedimonte, Atina, Cassino e Sora tra i comuni partner di un'idea partita dalla polisportiva Basket Atina e dal suo presidente, ma che ha trovato sostegno in numerosi stakeholders del territorio. Amministratori, privati e associazioni che hanno messo in campo le proprie forze per avviare attività sportive rivolte davvero a tutti, affinché lo sport diventi viatico di integrazione e inclusione. Questo è un magnifico sport, non è solo però uno sport, ma è una ragione di vita, è un motivo di entusiasmo, di credere in se stessi e di realizzare se stessi, per allargare quello che è il sentimento di inclusione e i benefici che questo sport può apportare ai nostri giocatori e creare un collegamento anche stabile nel tempo con i giovani della provincia di Roma. La giornata ha visto la partecipazione degli alunni del comprensivo di Piedimonte San Germano e degli atleti dell'ASDO Don Orione di Roma, che hanno portato la propria testimonianza permettendo a studenti utenti del Consorzio dei Servizi Sociali dei Comuni del Cassinate di mettersi in gioco, gettando le basi per un sodalizio futuro tra le diverse realtà sportive, sia rivolte a diversamente abili che non. È la terza di manifestazione che la polisportiva con alcuni stakeholders del territorio sta realizzando sul territorio principalmente del Piedimonte San Germano, Cassino, Sora ed Atina per promuovere lo sport inclusivo. Vogliamo far vedere ai ragazzi materialmente che significa la parola sport inclusivo. Sport inclusivo significa che possono giocare tutti, indipendentemente dalla razza, dal colore o dalla difficoltà che possono avere sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista intellettivo. Pratico questo sport, il basket in carrozzina, dalla bellezza di 31 anni. Oggi sono qui insieme alla mia società con qualche collega atleta per far vedere il nostro sport e cercare, come hanno detto il mio presidente e il direttore della scuola, l'inclusione di altri ragazzi, sia normodotati che con patologie, sia fisiche che intellettive.